Anch'io do il benvenuto all'assessore Pampaloni, le auguro buon lavoro in questa giunta e anche io non posso che associarmi a quanto detto dal consigliere Pazzaglia, quantomeno a distanza di ormai quasi 3 mesi possiamo dare un volto a una nomina perché non avevamo avuto ancora il piacere di conoscere l'assessore, per cui siamo contenti che oggi partecipi ai lavori del Consiglio. Per quanto riguarda invece la delibera, non mi a parte la questione tecnica che ha sollevato anche il consigliere Pazzaglia, che non è poi così una quisquiglia, perché poi alla fine il metodo e la forma sono sostanze in taluni casi, e questa credo che sia una sostanza, la formalità di questo metodo e di questa forma sia veramente importante, perché noi oggi riceviamo il parere tecnico stamani. Io penso, avevo capito in altre situazioni. C'era stato detto anche dalla stessa Presidente del Consiglio, che mi dispiace non vedere De Viso perché noi lo schermo non lo vediamo, e forse l'eccezione che ha sollevato il consigliere Pazzaglia rispetto a non avere il Presidente qui che presiede in presenza, appunto, è il fatto che lo schermo non è visibile a tutti i consiglieri, per cui a tutta la platea, e quindi trattandosi della figura del Presidente non è una mancanza da poco, secondo me, però anche qui è sempre lì. A volte la forma è sostanza, molto, molto più di quello che si pensi. Però io dico, siccome altre volte ci è stato detto, noi la delibera ve la mandiamo intanto così la vedete, però manca il parere tecnico, arriverà completa successivamente, ma nei termini, io mi domando se questa delibera oggi, di cui il parere tecnico è arrivato, del revisore dei contabili è arrivato stamani, è una delibera che poi è nei termini di legge oppure no, lasciando stare che il regolamento effettivamente stabilisce i 7 giorni per tutto quello che riguarda variazioni al piano delle opere pubbliche e al bilancio e quant'altro, per cui siamo veramente fuori da ogni formalità, da ogni termine di legge. Vedremo, siccome poi il sindaco si innervosisce quando si sollevano queste eccezioni, ricordando sempre che nella precedente consiliatura queste quisquiglie venivano utilizzate per bloccare i lavori. Questa opposizione, nonostante siamo arrivati sempre all'ultimo tuffo con le delibere, con le aggiunte all'ultimo minuto, anche fuori termini, questa volta solleva questo problema, credo, ha ragione. Nel merito invece della delibera, che si può dire? Che la confusione in questo comune regna sovrana. Ecco, scusate, ma non si può dire altro. Il 28 di febbraio, quindi 18 giorni fa, eravamo in questo Consiglio a votare un'altra variazione al bilancio, al DUP, al piano delle opere pubbliche, perché si spostava l'alienazione da, non mi ricordo se era Villa Flora, sul palazzetto di Via Toscana. Già lì, come tutte le volte in cui si parla di bilancio, ho sollevato la problematica che l'alienazione è uno strumento che non è certo, perché non lo sappiamo se poi quel bene lo alieniamo. Infatti oggi, a distanza di 18 giorni, quando ho detto vabbè, noi spostiamo il problema da Villa Flora al palazzetto di Via Toscana, tanto poi quando arriveremo a fare l'intervento sul palazzetto di Via Toscana avremo il problema dell'alienazione. Infatti ce lo riproponiamo dopo 18 giorni, non è nemmeno passato tantissimo, perché per fare quell'intervento l'alienazione ovviamente è uno strumento che ora in questo momento non ce lo consente. Allora dico, ma quanta visione abbiamo in questa amministrazione quando si prendono le decisioni? Perché non è che si parla di 1.000 euro, di 100 euro di noccioline, si parla di 6 milioni, di 600 mila euro, insomma dovrebbe esserci una prospettiva un pochino più certa, perché qui ogni 10 giorni, ogni 20 giorni si fa una variazione. Tanto si è fatta la votazione, si è fatta a fine dicembre, si è votato il piano delle opere pubbliche e il bilancio, il DUP e tutto, dopo 2 mesi nemmeno si è fatta la prima variazione sostanziosa, dopo 18 giorni si fa la seconda variazione che riguarda una delle variazioni fatte 18 giorni fa. Ma secondo me è bizzarra come soluzione. Poi un'altra cosa che il sindaco ci dice, abbiamo stimato una riduzione dei consumi rispetto alla sostituzione dei corpi illuminanti del Viale della Repubblica del 60%, ma ci manteniamo cauti. Allora chiedo all'assessore, che in commissione ha ripetuto più volte, non abbiamo i dati, non abbiamo la bolletta, quindi non lo sappiamo quant'è effettivamente il risparmio. È arrivata questa bolletta, l'abbiamo fatta questa valutazione matematica, statistica vera, o ci basiamo così ci sembra che ci dicono che all'incirca la stima, perché una stima è un conto, un dato certo è un altro,
Anche qui, tutta questa operazione, che io, per l'amor di Dio, se si parla di risparmio energetico, di efficientamento, sono tutte direzioni, impronte e strade che vanno assunte, andavano assunte forse già fino ad oggi, perché bene o male di impianto fotovoltaico non è che oggi si è scoperto l'acqua calda. Impianto fotovoltaico ormai sono tanti anni che si parla di impianti fotovoltaici. Allora mi domando, ma nell'ottica della ristrutturazione dell'edificio dove si è in piazza Carducci, dove si è trasferito la sede del comune, si è fatta da poco quella ristrutturazione, si poteva prevedere lì, no? Un impianto che potesse in qualche maniera alimentare già quell'edificio. Se in ogni varia ristrutturazione di tutti gli edifici pubblici si fosse previsto, anche in questo come in altri, ora non era ovviamente pertinenza di questa amministrazione questo edificio qui quando è stato ristrutturato, però l'altro sì, si poteva prevedere, intanto ci eravamo portati avanti con i lavori, perché scorporando le due parti della delibera, la questione della sostituzione dei corpi illuminanti la trovo una cosa estremamente importante, ci siamo arrivati tardi anche lì perché altri comuni sono già questa operazione l'hanno già fatta da tanto tempo, però ci siamo arrivati, lo trovo giusto perché chiaramente sostituire le lampadine con lampadine a LED che effettivamente hanno un consumo ridotto la trovo una operazione giustissima. L'altra operazione sugli impianti fotovoltaici che ci viene prospettata come tre impianti di produzione e accumulo, e già lì come verranno realizzati, perché io ho un po' letto, mi sono informata, c'è il problema delle batterie, quanto sono grandi, quanto durano, quanta garanzia hanno, un investimento così grosso tra 10 anni quelle batterie, hanno bisogno di manutenzione, dovranno essere sostituite, non si sa, e poi devono essere smaltite, perché non è che non devono essere smaltite le batterie. Allora l'abbiamo pensato, poi in tre zone di Cecina, dove, come, perché, dove saranno allocati, non si sa niente, si va così alla cieca a votare un intervento notevole che riguarderà 5 milioni e 8, quindi quasi 6 milioni, un po' così sull'onda del va benissimo, è chiaro che vista la situazione, i rincari energetici degli ultimi mesi, ci sono delle soluzioni, ma non è che se la fai oggi di corsa o la fai tra 3 mesi con calma e ragionata la stessa operazione cambia tantissimo. In più io in commissione l'avevo sollevato questo problema, perché noi abbiamo mutui per 4.284.000 spicci euro. L'operazione di questo efficientamento energetico ci costa 5.884.000, 600.000 euro di questo mutuo rivanno destinati al palazzetto di Via Toscana, siamo fuori, come abbiamo detto, di 1.635.000 euro, che in commissione l'ho sollevata questo problema, mi è stata data una risposta anche non pertinente quando l'ho detto, perché 1.635.000 euro pensiamo di finanziarli con la riduzione della spesa corrente. Quindi con la limitazione l'abbiamo chiesto in commissione, degli interventi di manutenzione, che non è che già in questo comune si abbondi di interventi di manutenzione. No, mi è stato detto, no, ma quello è per essere sicuri di pagare la rata. No, questo 1.635.000 euro mancano per pagare 5 milioni e 8 di investimento, no, per pagare la rata dopo. Per pagare la rata dopo si vedrà come si paga, probabilmente con risparmio che il comune otterrà, però non abbiamo visto niente, non abbiamo dati alla mano, cioè non abbiamo qui davvero un piano industriale concreto, spiegato, che ci dice si risparmierà 100, si spende 100 e si risparmierà 100, si spende 200, no, qui è un po' tutto così, l'importante è che ora si assecondi questa urgenza immediata di fare questo intervento, che sicuramente va fatto, però forse ragionandolo un po' si poteva anche accomodare meglio, rinunciando in questo momento all'intervento sulle scuole, sul nuovo campus di Palazzi, che invece a dicembre c'era stato prospettato come una cosa da fare assolutamente importantissima e urgentissima. A questa amministrazione le priorità cambiano velocemente, nell'arco di pochissimi giorni, è qui che viene che si solleva il problema, perché non si percepisce la stabilità delle scelte di questa amministrazione, che incidono per 6 milioni di euro sul futuro dei cittadini, dei cecinesi, delle prossime amministrazioni e dei prossimi amministratori che verranno. Siamo sicuri di quello che facciamo? Io domando anche ai consiglieri di maggioranza, ai consiglieri del PD, siamo sicuri di voler fare questo investimento in questo modo, con queste basi, con queste prospettive, con queste poche notizie, con questi pochi dati certi? Io rimando a voi questa domanda, ve lo chiedo veramente, forse sarebbe il caso di ragionarci un po', e forse mi rivolgo ai miei colleghi di opposizione, forse questa delibera, meno male, potrà essere impugnata in qualche maniera, ci metteremo noi la possibilità di essere ripensata, forse in maniera un pochino più calma, ragionata, concreta e con dati certi. Grazie.